Per il calcio erano in programma oggi 4 incontri di Coppa Italia, giunta alla terza fase. Il Bologna ha battuto 3-2 la Fiorentina, la Roma ha superato l'Ascoli 3-0, mentre la Sampdoria ha vinto 2-1 con il Pescara. Da 20 minuti sono in campo Messina e Atalanta. Cominciamo con l'analizzare il 3-0 con cui la Roma ha sconfitto l'Ascoli al Flaminio. Mentre a Bologna Manfredoni è avviato ad un recupero sempre più soddisfacente, la Roma risolve al Flaminio con estrema disinvoltura una gara che poteva presentare qualche difficoltà d'ordine psicologico. Stretta nella morsa dei colossi Roma e Inter nel girone A, la squadra dell'Ascoli, imbottita di rincalzi, non ha opposto una grande resistenza ai motivati giallorossi, che hanno trovato il gol dopo soli 14 minuti. È Di Mauro ad insaccare di testa, con la complicità del portiere che non trattiene il traversone di Föller. Completamente inconsistente in avanti con Cepkovic orfano di Casagrande, l'Ascoli cede di schianto. Nela si incunea dalla sinistra, il suo passaggio per Bertold pone il tedesco a tu per tu con il portiere che respinge, ma Desideri è pronto al raddoppio. C'è ancora il tempo per un altro preziosismo prima dello scadere del primo tempo. È Giannini a raccogliere l'invito di Rizzitelli e gelare Bocchino per la terza volta. Nel primo tempo abbiamo rovinato in pratica tutta la partita perché 3-0 subito in quel modo lì, è chiaro che la partita era finita prima di cominciare in pratica. La ripresa non ha storia, Radice regala a Tempestilli e Baldieri alcuni scampoli di partita e proprio quest'ultimo suggella la prestazione giallorossa con una acrobatica rovesciata che si stampa sulla traversa. Prosegue anche in Coppa Italia la marcia estremamente positiva della Roma. Radice, oggi una partita abbastanza facile sin dalle prime battute. Beh, è andata così che nel primo tempo lo abbiamo chiuso con un vantaggio piuttosto nel numero veramente molto interessante, e difatti nel secondo tempo poi abbiamo dato molto meno.